Allora, cari amici, eccoci qua. Ogni tanto torno a salutarvi perché così, tanto per dirvi delle cose che normalmente non si sanno, nessuno dice, nessuno racconta e quindi a me piace dirvele. Questa mattina sul Centro, il giornale nostro locale, è uscita questa notizia. Conti di Palazzo di Città, debiti del comune, chiaramente parliamo del comune di Lanciano. Debiti del comune, quelli fuori bilancio sfiorano i 2 milioni. Sentite, 2 milioni sono tanti, 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 anche per un comune come Lanciano. Io adesso non è che voglio polemizzare oppure voglio creare problemi assolutamente, però voglio parlare con voi, amici cittadini lancianesi, perché ho fatto una riflessione. Io sono andato a prendere questi pacchi di delibere, queste non sono altro che le delibere del 2015-2016, penso anche qualcosa del 2017, che riguarda i contributi che il Comune di Lanciano ha dato, chiaramente contributo a fondo perduto, per le associazioni, ma attenzione, lo ha fatto come? Con una politica del tutto personale, cioè a chi sì e a chi no, come si dice in dialetto, in gergo, dialetto nostro, non quello del sindaco, perché il sindaco non è di Lanciano, quindi forse il dialetto nostro non lo capisce. E vabbè, glielo spiegate voi, chi sì e chi no, cioè a chi l'ha voluto dare la data, a chi non l'ha voluto dare, tipo al sottoscritto, Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret, che quest'anno realizza la 18ª edizione del Festival, chiaramente in esilio perché stiamo a Fossa Cesia, davanti alla Basilica di San Giovanni in Venere, 17-18 agosto. Vediamo come, ma io chiaramente questa è una piccola parte perché non è che sono stato a spulciare tutto, le cose più importanti, per esempio la Pro Loco 1.800 euro nel 2015, Amici della Musica 15.000 euro, Mostro Giada 15.000 euro, Associazione Fenaroli 5.000 euro, Festival Jazz, attenzione, Festival Jazz che è realizzato da chi? Da un consigliere comunale, amico del sindaco, è chiaro, si deve dare il contributo. Grande Bande Cinerangia 5.000 euro, compagnia teatrale dialettale di Pescara, La Sfasciata. Sarà pure sfasciata, però che cos'è la data? E va bene, Mastro Giuda 5.000 euro, poi sta storia. Sentite, io non è che voglio polemizzare con l'associazione, per l'amor di Dio, le associazioni hanno diritto, devono vivere, devono essere anche finanziate, ma ci mancherebbe altro. Io sono profondo sostenitore di questo, ma che stiamo a scherzare? Andremo a eludere, a mortificare tutte le iniziative. Però attenzione, un conto è se un'associazione vive anche un po' di suo, cioè nel senso tipo Adriatica Cabaret organizza i suoi spettacoli, fa un po' anche di business, diciamo che per tutto, per completamente tutto il bilancio è fatto sul suo lavoro. Noi non prendiamo contributi, però le altre associazioni possono anche lavorare un po' in proprio e gestirsi e quindi diciamo pagarsi le spese delle loro manifestazioni non solo con il contributo, tutto col contributo, ma anche con le loro attività, perché non è giusto che un comune o un municipio assolva tutti i debiti di un'associazione. L'associazione in quanto tale deve essere capace di potersi sostenere. Comunque andiamo avanti. Pantera Cult dice Pagatti. Pantera Cult, cioè Pantera, cioè Pagatto, questo è un fatto felino, l'hanno fatto per solidarietà. Amici della Musica 11.250 e ancora Amici della Musica 24.680 euro, 2015. Poi 2016, Natale a Lanciano 10.500 euro, Amici della Musica 35.000 euro, Ampi 3.000 euro, Associazione, buonasera signorina, buonasera, buonasera signorina, eccate le soldi, fatta la manifestazione. Sento, meno male che ci stanno queste associazioni che fanno rimuovere un po' Lanciano, perché qua Lanciano è finita. Lanciano, altro che buonasera, buonasera e basta, non c'è più nulla, non c'è più nulla da fare, quindi è inutile che queste associazioni pensano di poter sopravvivere a questa attenzione di questo municipio. Vabbè, comunque, Mastro Giurati 10.000 euro. Associazione Fenaroli 24.680 euro, Comitato 10 febbraio di Roma. Che è questo Comitato 10 febbraio di Roma? A Lanciano. Vabbè, che cos'è? Da Deburais? Vabbè, l'Arciconfraternita, per esempio, gli ha dato soltanto 2.500 euro. Ma è una cosa disgustosa. Eppure, ma scusa, ma non se ne vergogna di andare a sfilare alla processione, di farsi belle tutte le autorità e gli danno solo 2.500 euro? Ho pagato il biglietto. Se volete fare bella presenza di fronte a Gesù Cristo morto, avete a pagare. Pagate. Va bene, andiamo avanti. Amici della Musica, ancora 2019.
17 4.000 euro, Fenarolo 10.000 euro, Amici della Musica 22.000 euro, Amici della Musica Fenarolo 40.000 euro, 40.000 euro, 2017, Lanciano Blues Festival, ancora, Blues Festival, amico consigliere che gli fa fare il festival, 6.000 euro, Aspettando la Befana, pure ha preso qualcosa, aspetta, stanno ancora aspettando la Befana, Mastro Giurato va bene, l'albero di Natale, albero di Natale sostenibile. 4.000 euro, la pedana, lo sapete, ma insomma, amici cari. Ma insomma, a parte che è sbagliata la politica proprio della contribuzione, di dare contributo a chi sì e chi no, è sbagliato alimentare a pioggia chi è più simpatico, chi vota, chi non vota, chi si mette contro come Valdorulli, non solo non prende contributi da anni, non li prende, ne l'ha mai presi da pupillo, ma quando se ne deve andare fuori a fare la manifestazione, e questo è uno sconcio perché Lanciano non è dell'amministrazione, Lanciano è dei lancianesi. I debiti fuori bilancio, ma insomma, ve rendete conto? Io dico una cosa, hanno speso un sacco di soldi per le manutenzioni straordinarie, ordinarie durante la campagna elettorale, che poi l'ultima violenta ondata di maltempo, di acquazzone, l'ha trascinato via, pezzi di asfalto da Marcianese fino a Lanciano, cose da pazzi. Il campo sportivo ha speso un sacco di soldi, sta ancora lì fermo, nessuno ci va. Ah, ha tentato di darla a me per farci il festival. E tu sul campo sportivo ci fai il festival e il cabaret, hai capito? Lui a me, vabbè, già che non capisce niente di cabaret e quindi posso anche capirlo. Poi ancora la pavimentazione che sta a fare sul corso. Io ho il coraggio di dire che questa pavimentazione non va bene, anche se può essere bella, ma non per Lanciano, perché Lanciano ha una struttura architettonica antica, strutturata, antica, antichizzata, cioè va bene tipo l'arredamento urbanistico che hanno fatto a Perugia, che hanno fatto a Forlì, sono stato a Forlì, tutta pavimentazione in pietra viva, bellissima. Che c'entra questo pavimento? Ma parla la sala da pranzo. Non va bene, questo va bene a Pescara, che è una città nuova, che non ha niente da raccontare. Noi Lanciano non la possiamo mortificare così, con questo fiume d'acqua che arriva sotto la piazza e porta tutta l'ondata dell'acqua fino a sotto al ponte dell'Ammazza. È una spesa inutile, a che serve? Poi ancora, ammesso e non concesso che possa anche essere utile e bella, ma quanto tempo ci vuole a fare? 8 mesi, i negozi stanno chiudendo, boccheggiano al corso, hanno boccheggiato al corso Bandiera, boccheggiano a Via del Mare dove c'è sta cavolo di pista ciclabile che muore la gente con la bicicletta. Vuole fare la pista ciclabile a Via le Cappuccine, ma insomma, bastiamo scherzare, stiamo a scherzare, stiamo a scherzare. Signor Sindaco, il cabaret lo faccio io, tu non lo devi fare. Tu devi fare l'amministratore, tu devi fare la politica, tu devi mettere a posto Lanciano se te la senti. Se no vattene a casa. Dai, hai fatto 7 anni. Vattene a casa, esci in bellezza. Io l'ho capito che tu mo volevi andare a fare il consiglio regionale, volevi andare a fare il parlamentare, però purtroppo il PD è andato male. E caro amico mio pupillo, io ti voglio bene perché in fondo una cosa ti riconosco, tu sei una persona molto onesta, solo che non sei capace a fare sindaco. Sei onestissimo, questo l'ho sempre detto e lo ripeto, solo che non hai le capacità politiche di amministrare una città, soprattutto come Lanciano, perché non la conosci, non la concepisci, non ti appartiene. I lancianesi non è che capiscono molto di quello che stai a fare, non ti vogliono nemmeno tanto bene. Dimettiti, inventati una scusa, di che ti piace il teatro, di che vuoi tornare a fare il teatro. Ci crede la gente, perché lo sa che sei un uomo di teatro, non vai ridere, però la gente lo sa che sei uno che insomma fa Pulcinella. Però basta, Lanciano non è il teatro popolare. Lanciano è una città storica, antica, è una città importante. Dai, dimettiti. Faccio sto regalo, te lo chiedo per piacere, ok? E i contributi, piano, se no il debito fuori bilancio. A dove va a finire? Guarda che la Corte dei Conti non scherza. Pupì, conto su di te, ok? Senza rancore.